Radio Radicale, siamo con Anna Safronsic, attrice, per parlare della guerra in Ucraina, un anno dall'inizio del conflitto, in occasione della presentazione del documentario L'arte della guerra, realizzato da Rai Documentari, da Art Film e da altri soggetti istituzionali. Allora, quanto è importante questo documentario? È molto importante questo documentario perché siamo abituati a sentir parlare dell'Ucraina soltanto per la guerra, per le armi, per la distruzione, ma purtroppo bisogna anche considerare che in ogni guerra, in ogni conflitto, c'è una parte della cultura che se ne va e bisogna salvaguardarla questa cultura perché la cultura è l'identità di un popolo, l'arte è l'identità di un popolo e quindi insieme alle vite, insieme proprio alla salvaguardia, va salvaguardata la cultura, è fondamentale. Io in quanto attrice, in quanto figlia di artisti, mi sento molto vicina alla cultura ed ecco perché ringrazio Fabrizio Zappi, ringrazio Francesco Panfili per avermi scelta per questo documentario, perché in qualche modo è parte della mia vita, è parte del mio vissuto. Io sono esattamente metà ucraina e metà italiana e quindi avere la possibilità di far parte di un progetto che in qualche modo sigla il gemellaggio culturale fra i due paesi è senz'altro un'occasione bellissima per me, per dichiarare quanto è fondamentale tornare alla ricerca della pace attraverso i negoziati. Si parla soltanto di armi, è una tristezza infinita che non si riesca dopo un anno a capire e a trovare una soluzione a questo conflitto inaccettabile. Tutt'oggi, dopo un anno, è inaccettabile. Mio padre vive ancora in Ucraina, è stato qui in Italia un po' di mesi e poi è tornato in Ucraina. Ed è tornato in Ucraina Dove per vive? insegnare a Kiev e insegna all'università canto. E lui ha detto: se i miei studenti stanno studiando nonostante la guerra, non capisco perché io devo fare il fuggitivo. Ed è tornato a casa. Senta, cosa è stata importante la visita di Giorgia Meloni in Ucraina e cosa pensa della polemica con Berlusconi che aveva attaccato nei giorni precedenti Zelensky? Io sono felicissima che Giorgia Meloni sia andata in Ucraina, da parte della mia famiglia e quindi dei connazionali ucraini. C'è molta felicità, molta attenzione, perché si sentono in qualche modo difesi e questo è molto importante per un popolo continuamente in attacco, sentire la difesa, sentire di essere importanti, sentire di non essere dimenticati. Quindi ringrazio profondamente Giorgia di essere andata personalmente. Avrei voluto accompagnarla. Senta, la posizione di Berlusconi è rimasta un po' sorpresa per quelle cose che ha detto su Zelensky. Guardi, Preferisce. non amo parlare di armi e di guerra semplicemente perché tutti quanti ne parlano, invece bisognerebbe parlare e tornare a parlare della pace. Ma nonostante questo, in questo momento purtroppo Zelensky sta chiedendo soltanto aiuto per continuare questa guerra e devo ammettere che io non lo condivido. La pace prima di tutto. Quindi lei vorrebbe che Zelensky facesse un altro tipo di politica, insomma che scegliesse la strada del dialogo. Sicuramente. Ecco, questo non ritiene che sia un po' anche colpa di Putin che non consente? Guardi, ecco, è complicata la situazione, lo sappiamo tutti, quindi non sarò di certo io a dire qualcosa di originale. Senz'altro posso dire qualcosa dal cuore e il cuore mi dice che ci sono troppe morti al giorno d'oggi, sia russe che ucraine, e non è possibile continuare con gioia e con furore a Certo. richiedere armi, perché proprio le armi è logica, armi vuol dire Quindi altra lei guerra. sarebbe contenta se gli altri paesi non inviassero più armi all'Ucraina? Non ho detto Ah, questo, ok, non mi no, no, mette in no, no, bocca no, 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 questo. no, va bene, non l'ha No, detto, non l'ho non l'ha detto, detto, non l'ha ma mi piacerebbe detto. moltissimo che si parlasse concretamente di pace. Ho capito il concetto, va bene. Grazie, la ringrazio, Grazie. ringrazio l'attrice Anna Safronsic che era presente qui alla presentazione di questo documentario, L'arte della guerra. Grazie a Grazie. voi.